Morelli, il trio arbitrale di stasera in un Paladese che si sta riempiendo con il l'avvicinarsi della palla 2, palla 2 che arriva in questo momento. E allora primo possesso della partita per il banco con Scott Benford, a cui viene toccato il pallone che finisce in rimessa laterale a disposizione degli uomini di Esposito. Benford che sta giocando una stagione ovviamente dal punto di vista delle cifre impressionante, quasi 19 di media col 50% da 2, il 43% abbondante da 3 e il 90% ai liberi. Qui prima iniziativa ed errore nelle ultime tre vittorie di Sassari, mentre il primo piano arriva per l'altro grande protagonista Jack Cooley, l'asse play pivot come si sarebbe detto qualche anno fa. Ecco, diciamo è particolarmente efficace nelle ultime tre vittorie. Benford ha sfornato anche 16 assist segnando più o meno le stesse cifre della media stagionale che vi ho appena ricordato, 5, 6 e 5 tra l'altro distribuiti in questa maniera. Nelle diciamo 11 partite precedenti solo una volta 5 assist per lui. Questo significa naturalmente che il giocatore, oltre a essere in fiducia, sta anche diventando molto più efficace, perché è chiaro che è un realizzatore da 20 di media, ma se ci mette anche 5-6 assist diventa tutto molto più complicato per gli avversari, mentre questo giocatore a Sassari ha giocato con lo scudetto sul petto. Non è andata benissimo Tony Mitchell, che però inizia benissimo la partita, lui che da 2 vedete non ha una grandissima percentuale, anche perché spesso tira lo scadere dei 24 ed ha una selezione di tiro abbastanza personale. Qui la prima tripla di serata arriva per Sassari, la firma Rashawn Thomas, 3-2 ospite, e risposta dalla parte opposta di Cantù che si ferma sul primo ferro. Allora Benford può andare, nessuno si accoppia, erroraccio in questo momento contro Benford, 3-6 e Sassari avanti 6-2. E adesso c'è Frank Gaines a passare la metà campo, inizio molto importante anche dal punto di vista proprio psicologico per gli uomini di Esposito. Risposta con grande tranquillità di Tony Mitchell che parte forte, 4 punti di Cantù portano tutti la sua firma. Attacco adesso per il banco con un altro ex che ha il pallone, Jamie Smith, la palla finisce effettivamente dentro, Thomas con il layup sbagliato, Cooley col gran rimbalzo, anche per lui un semigancio, e dunque è così la palla canestro, 2-2 da 3 per Sassari, 0-3 invece in avvicinamento, mentre qui va al lavoro per la prima volta in post basso in un duello che promette e come scintille. Devon Jefferson, californiano in forma strepitosa, giocato una partita, l'ultima vinta settimana scorsa contro la Fiat, che assomigliava più a un clinic, diciamo così, che è una partita di pallacanestro giocata da un giocatore che ha fatto letteralmente quello che ha voluto, mentre qui Mitchell con un tiro abbastanza forzato, rimbalzo però subito nelle mani di Jefferson che ribalta alla grande per la tripla che arriva. La firma di Frank Gaines e arriva il time out di Esposito. Proprio perché, come detto, Cantù è una squadra oltretutto molto divertente dal punto di vista, se ne facciamo una questione puramente spettacolare, oltre ad avere dal punto di vista anche statistico delle cifre che lo confermano, il sesto attacco del campionato, non una grande selezione soprattutto nella conclusione da 3 punti in cui è quindicesima, ma è quinta in quelle da 2, è seconda nei rimbalzi complessivi alle spalle tra l'altro proprio del banco, terza in quelli offensivi dove comanda sempre Sassari, perde però più palloni di tutti, questo anche perché è una squadra che gioca una pallacanestro diciamo così tendenzialmente non ragionatissima, ma che si affida alle iniziative dei suoi interpreti, e basta scorrere il roster e capire i giocatori che hanno la palla in mano ed è anche logico che sia così. Tony Mitchell un esempio, qui si butta dentro, cerca di andare a servire Jefferson, ma Cooley capisce tutto e provoca la palla persa proprio di Mitchell. Allora Smith dalla parte opposta, Thomas, 4 passaggi rapidi per iniziare il gioco da parte di Sassari, poi Jamie Smith, grande finta,
Tassone mandato completamente al bar, 10-7 vantaggio per il banco, quasi il 53% per l'ex giocatore di Cantù, vedete la statistica. E Tassone adesso che deve proprio fare i conti con lui, aspetta l'uscita di Gaines che parte con la sua mano mancina, trova Jefferson, anche dal modo in cui è entrato quel pallone, altro sfoggio di dolcezza mostruosa in quelle dita. ...10-9 e difesa di Tassone che prova a salire di colpi con Benford che lavora sui blocchi. Il fischio degli arbitri arriva e va contro tentativo del giocatore di casa. Prova a passare sul blocco di Thomas. Tassone si accusa del fallo, avete visto il momento del contatto, qui Benford ancora, Tassone di nuovo sul blocco di Thomas, alla fine Benford riceve il pallone, riesce a mandarlo dentro, Thomas è rimasto proprio contro Tassone che si allaccia, secondo fallo contro di lui, si lascia andare anche un gesto di protesta richiamata a sé dall'arbitro che adesso ovviamente gli spiegherà che è l'ultima volta, qui il momento in cui Tassone va all'indietro. La protesta secondo me è legittima, nel senso che quel braccio sinistro attorno al corpo di Thomas ha provocato il fischio, ma non è stato il braccio sinistro a far fare quel movimento a Thomas. Tassone stava togliendo la sedia, come si dice in gergo, Thomas aveva perso l'equilibrio, il problema è che l'arbitro ha visto il braccio intorno al giocatore ed eccolo lì arrivare il secondo fischio che costa la panchina al 10 di casa. Bel canestro intanto in entrata, mettendosi la palla sotto il braccio da parte di Dyson Pierre. 12-9 e ancora Cantù in attacco, primi 4 minuti di partita, squadre molto decise, palleggio arresto e tiro di Blakes, lungo a rimbalzo, arriva il lavoro importante in questo caso da parte di Shane Davis che va a bersaglio per l'11-12, poi Jamie Smith batte Gaines, in questo caso area vuota, 14-11 ancora per Sassari che si tiene quei 3 punti di vantaggio. Di nuovo Gaines, ancora difesa schierata Cantù, e adesso Mitchell però con Pierre troppo distante, la tripla arriva, il rimbalzo di Thomas anche, palla nelle mani di Jamie Smith, transizione per Sassari, Smith con un po' di luce vuole andare dentro, telefonata però il pallone per Cooley, linea di passaggio letta bene da Mitchell, poi Jefferson non so come riesce a non fare passi, poi Davis si mangia un canestro, poi però riprende il pallone, subisce il fallo di Rashard Thomas, due liberi in arrivo e Benford che va a parlare con i compagni. Davis che in realtà sulla prima soluzione ha trovato una buona opposizione da parte di Thomas, sulla seconda invece l'avversario ha fatto calare letteralmente la mannaia e paga adesso con i due punti che arrivano in un'unetta per l'ex giocatore a livello universitario a Central Florida, molto giovane ragazzo dell'Ohio, classe 94. Jamie Smith in palleggio, ancora Thomas, ha già segnato stasera, sbaglia questa volta, a rimbalzo però Cooley circondato da Jefferson che poi perde un po' il controllo e va a prendersi un fallo tecnico. È sicuramente più grave la protesta rispetto a quella precedente di Tassone, qui rivediamo il tiro di Thomas a prescindere dal contatto, e vedete quel pugno verso l'arbitro distinto per un Jefferson che adesso ovviamente riesce a controllarsi, e Benford può andare però in lunetta intanto a macinare. Come detto 89-9 in lunetta prima di questo libero.
61 su 69, ne ha sbagliati 8 in tutto il campionato. Intanto consulto al tavolo, credo per l'assegnazione del tecnico che è sempre contro Jefferson, così come il fallo. Dovrebbero essere due falli nella stessa azione per il giocatore di Cantù, che deve occuparsi ancora dei Cooley. Nuovo triangolo per andare dentro dal 45. Jefferson però per adesso sta negando ogni ricezione, e allora Sassari con fiducia dall'arco. Pierre dopo il canestro si alza e porta 17 i suoi, 4-13 alla fine. Palleggio di Blakes, che vuole andare in posta ancora con Da Davis, il cambio contro di lui Bamford, partenza di Davis molto superficiale, fischio degli arbitri e palla persa per Cantù, che arriva, è la seconda di stasera. Marco San Bernardo che ha già esaurito il bonus, dunque adesso anche dietro dovrà prestare particolare attenzione per non regalare agli avversari. Cooley, di nuovo il post basso, semigancio Mancino, qui si è staccato qualcuno e a rimbalzo Thomas a fare un ottimo lavoro di mano sinistra. 19-13, più 6, massimo vantaggio Sassari. E ancora Davis dentro per Tony Mitchell contro Jamie Smith, tanti centimetri, grandissimo ribaltamento di Mitchell, fucilata dalla parte opposta e Gaines mette la tripla del 16-19. Jamie Smith per Bamford, il gioco comincia con il 2 che va poi a lavorare sui blocchi, poi usa il pick and roll con Cooley, palleggia, resta il tiro corto, rimbalzo ancora di Tony Mitchell che a quota 4, quello era il suo terzo rimbalzo, decide di prendersi un tiro senza grande copertura, e allora comodo il rimbalzo invece difensivo per Thomas. Bamford ancora per il 25, che si alza da 3, dentro anche questa. Sassari è una squadra che tira molto bene dall'arco, come detto, a differenza di Cantù che è quindicesima, scuola di Esposito invece vicina al 37%. Ruolo assolutamente compatibile. Davis che ogni tanto effettivamente mostra quelle classiche mancanze di gioventù, gioventù intesa poi che vuole essere un discorso sul vissuto cestistico. L'anno scorso in Ucraina, l'anno prima in Bulgaria, dopo l'uscita, come dicevo, da Central Florida, ovviamente che possa essere giocatore particolarmente evoluto e qui proprio per migliorare, e i consigli di Udano sicuramente non gli fanno male, mentre qui Jefferson è in post basso contro Thomas, il duello è super, Thomas fa una buona difesa, anche onesta, forse il fallo è in precedenza al momento dell'arrivo proprio del fischio, era la parte più lecita diciamo della difesa, da lì le proteste, mentre Devon Jefferson mette il libero, secondo realizzatore canturino, alle spalle di Gaines. 213 punti in 13 partite per lui. Mitchell e Blakes in quest'ordine, con Udano terzo in questa graduatoria, mentre Thomas continua a protestare anche se con un sorriso. E adesso 22-17, il rimbalzo alla fine controllato da Sassari nelle mani di Jamie Smith, arriva il taglio proprio di Thomas, campo anche per Achille Polonara e Stefano Gentile. Adesso la penetrazione proprio di Polonara che arriva in fondo, si appoggia al vetro ma sbaglia. Il rimbalzo di Quaglia, ovviamente dovrà dare una mano oggi nel supportare i compagni, una bella occasione anche per lui, mentre qui in fondo con l'hesitation galleggiando per aria Frank Gaines ritrova l'equilibrio all'ultimo momento. 22-19, Smith, palla splendida per Polonara che la raccoglie,
si alza dall'angolo, sbaglia, rimbalzone di Thomas Esposito che applaude in direzione di Polonara gridandogli va bene, perché quel tiro è perfetto per gli equilibri di Sassari. Infatti è arrivato il rimbalzo offensivo, perché c'erano sia Cule che Thomas che lottavano probabilmente mentre la palla stava arrivando a Polonara. Qui invece benissimo Cantù col triangolo e la palla dentro. Jefferson riceve proteggendosi alla grande. Anche un minimo di polemica forse con gli arbitri per un contatto. Smith in palleggio, si avvicina a Thomas che poi taglia in un'area che sembrava vuota ma in realtà resta piena. Ancora Polonara riceve, tripla a bersaglio e fallo a rimbalzo, credo di Tony Mitchell, su Dyson Pierre. E questa è la fiducia ovviamente Gentile nelle mani di Polonara. Il tiro è sostanzialmente nella stessa posizione precedente, leggermente più in alto rispetto all'angolo. Polonara appena sbagliato, ma con fiducia mette la sua 16ª tripla stagionale, quasi il 36% per il terzo realizzatore di Sassari, alle spalle del Dynamic Duo, come detto, Benford e Jack Cooley, che anche lui sta giocando una stagione da doppia doppia di media, dovrebbe già bastare questo, 15-2 per i punti, 10.3 i rimbalzi, 5 doppie doppie, una volta sopra i 20 nelle prime 12 partite e poi le ultime due invece deflagrato letteralmente, 21 a Brescia con 7 rimbalzi, 24 con un ottimo 10 su 13 ai liberi invece nell'ultimo successo casalingo, 102-97 sull'Alma, 29-21, di nuovo confortevole più 8 per il banco. E adesso in palleggio Blakes, serve Mitchell, ribaltamento nelle mani di Gaines che alla fine va dal suo terminale principale, post passo per Tony Mitchell, cerca di difendere forte Dyson Pierre. Mitchell lo sposta anche un po' con le cattive, diciamo così, e poi segna su un piede da super attaccante qual è. In ogni caso buona difesa di Sassari e credo che quel tipo di tiri non si possa vivere un granché. Mentre attenzione all'ingresso di Spissu che è libero e subito batte un colpo, palleggia, resta tiro, lunetta, canestro valido e primo quarto che con 3 su 6 dal campo. Gaines da 8 con 3 su 3 dal campo e un paio di triple. Jefferson a quota 5 e poi 4 punti di Davis che ci aggiunge anche 3 rimbalzi, in una situazione in cui però è sembrato obiettivamente un primo quarto tutto della squadra in trasferta. Non a caso ha messo lì quei 31 punti con 12 di Thomas come detto e tanti altri contributor, ma in generale proprio il controllo del ritmo della gara per il momento dice Sassari. Adesso Benford, Gentile lo cerca, Benford gli rimette il pallone in mano, rigioca sui blocchi, ottimo lavoro però di Mitchell due volte. Adesso difende dal palleggio, la finta, l'arresto, lo scarico e la prima ricezione sotto il ferro da parte di Jack Cooley. E arrivano anche i primi due del centrone di Sassari, chiaramente dal campo erano arrivati già due liberi in precedenza, 33-25 e assalto al ferro da parte di Blakes, sfortunato, palla nelle mani di Gentile che può spingere, Spissu già davanti a tutti ma si è fermato a prenderlo con grande presenza, in questo caso Davis. Adesso Cule al lavoro e ne arrivano altri due, secondo canestro consecutivo del giocatore nativo di Evanstone in Illinois, mentre qui ancora Davis trova le braccia protese dello stesso Cooley, è molto bravo ad appoggiarsi al vetro, di nuovo meno 8, 9 su 16 e 9 su 15 le statistiche delle due squadre, assolutamente identiche e assolutamente positive. Benford si arresta, Blakes vicino, ma Benford veramente diabolico di mano sinistra, cercando probabilmente più il contatto,
che altro veramente in questo momento fa fatica a sbagliare. Vedete lì anche le statistiche complessive che sono altissime. Qui Blakes, una serie di piroette su un perno tenuto miracolosamente, alla fine Spissu in transizione per Benford, sono già tutti in piedi sulla panchina di Sassari. Primo ferro, rimbalzo offensivo toccato da Gentile, ma per ultimo da Mitchell. E allora sarà una trashance per il Banco Sardegna con 14 secondi freschi. Tornano Tassone e Jefferson per Paschutin. Jefferson che ha il problema abbastanza serio dei tre falli commessi. Di quei tre, uno susseguente al secondo per un fallo tecnico. Dentro anche Andrea Latorre, mentre arriva la seconda tripla sbagliata consecutiva per Benford, che però sta prendendo tiri comodi. Rimessa dal fondo affidata a Spissu, il movimento sui blocchi di Gentile che aveva l'angolo per ricevere. Alla fine Spissu rimane con la palla in mano, 5 secondi, è una palla persa abbastanza banale per Sassari. Due palle perse per Cantù, questa invece è la prima palla persa per il Banco Sardegna. Davvero per adesso una partita grande controllo. La torre di tocco nell'angolo, ben costruita la tripla di Tassone, molto sfortunato rimbalzo di Polonara nelle mani di Gentile. Lato sinistro c'è Spissu, quintetto con quattro italiani in campo, c'è anche Daniele Magro che riceve in post contro Jefferson che ha tre falli. Magro lo attacca, trova Benford con una palla difficile contro Tassone che muove i piedi, esagera con le braccia probabilmente, e soprattutto Benford quando giocano contro uno lì attira i falli veramente in modo impressionante. Terzo fallo anche per Tassone, di esperienza Benford usa anche il braccio destro. Gentile molto lunga la conclusione, vola Polonara, l'ultimo tocco poi di Spissu. Quella precedente è la seconda palla persa di Sassari, non la prima, per dovere di cronaca generale. Due squadre che tra l'altro da questo punto di vista, soprattutto Cantù, abbiamo detto non viaggia bene, la peggiore di tutto il campionato, non è sicuramente il peggiore di tutto il campionato a tirare da tre punti. Frank Gaines che si alza e segna la tripla. Non sta tirando benissimo, ma è un giocatore che è in grado di produrre grandi strisce. Benford per Magro, palla dalla parte opposta, Gentile benissimo ancora per Benford che carica la terza tripla che riesce consecutivamente. E poi il fallo di Magro che credo alle spalle di Jefferson, deve battere i due liberi. Non è che ci perda poi così tanto Cantù, anche se Jefferson viaggia col 60% ai liberi. Questo è molto morbido, con l'aiuto del ferro vale il 31-37, secondo pochissima parabola. E allora possesso Cantù a meno 6, uomo la difesa del Banco Sardegna scelta da Esposito che avete visto lo ha segnalata ai suoi giocatori. È subito Benford che si incolla a Gaines. Blakes dalla parte opposta, corre la torre lungo la linea di fondo, lato ribaltato, alla fine Jefferson dentro, movimento, cambio sotto le gambe, poi Magro è lì a difendere, rimbalzone, Magro ancora con l'ombrello che si chiude, alla fine protesta il pubblico per un paio di contatti, però effettivamente Magro non ha staccato i piedi da terra. E sul secondo rimbalzo forse si poteva riaprire. Vediamo qui, questa è la buona difesa, poi bel rimbalzo che arriva di Davis che qui vuole andare su. Questa è una di quelle giocate per quella categoria sull'esperienza che un pochino ogni tanto manca, e come fa vedere Davis
mentre qui Dyson Pierre va con la mano sinistra e sbaglia ancora sul meno 6, una nuova occasione per ridurre il gap per Cantù. La torre attacca il ferro, poi lo scarico all'ultimo momento è buono per Jefferson, l'assist di La Torre e il canestro e fallo questa volta arriva per Devon Jefferson con tre falli sul parquet. Passuti non può farne a meno, a rischio di fuga altrimenti Sassari, e Jefferson ripaga. Otto punti per lui, come otto quelli di Davis, 11 quelli di Gaines, e adesso possibilità anche in lunetta. Questa sera già è già andato quattro volte, questa è la quinta, 3 su 5 e meno 3, che significa un ottimo inizio di secondo quarto per Cantù. Primi 4 minuti e mezzo abbondanti andati, 10 a 6 il parziale. Polonara in punta, ottimo lavoro di Jamie Smith, che dopo averlo servito, finta di andare dall'altra parte, salta fuori e mette un canestro da 3 punti, di nuovo più 6. E partita di Smith per ora semi perfetta, 3 su 4. Benford protesta per il fischio che arriva, cercato di mettere pressione con Blakes che gli è andato via, e vedete con l'uso della mano destra di Blakes che Benford poi mima gli arbitri. Quarto fallo di squadra per Sassari. Cantù dunque potrebbe approfittarne. Blakes palleggia questo tiro corto, rimbalzo che arriva di Polonara, corre Smith, trova Benford, si è accoppiato ovviamente Blakes, Cooley servito da Benford che alla fine in qualche maniera riesce a far arrivare la palla al suo centro, che non trova però il canestro. Buona in questa situazione la reazione della difesa di Cantù, che si è andata a chiudere. Cooley che ha avuto anche qualche leggero problema fisico, superato qui Polonara, la sua sterminata apertura all'area a negare la ricezione a Jefferson. Qui vedete James Smith che serve Polonara, poi si mette dietro la riga i tre punti, si accorge che il suo uomo non stava arrivando, si fa ridare il pallone e, cosa più importante di tutte, mette la tripla. Qui rischia di recuperare la palla a culo e alla fine non arriva il recupero. Benford super sulla virata di Davis, poi quando Davis strappa il pallone il contatto diventa falloso secondo gli arbitri. Due liberi perché c'è il bonus esaurito, e per Benford due falli in pochi secondi che 99 su 100 gli costano la panchina. Sei in 11 minuti le statistiche del 4. Eccolo qui il momento in cui è molto bravo ad andare a capire in anticipo la virata, poi quando strappa Davis c'è il contatto. Ovviamente molto penalizzante, è uscito effettivamente Benford, tornato Stefano Gentile. ...67% di stagione per Davis, che adesso mette un 2 su 2 che vale il meno 5... Smith anche in questo caso ci mette tanto a arrivare Gaines, si alza comodo Smith ma sbaglia, bel rimbalzo di Blakes, può correre Cantù, nessuno ferma Blakes, palla battuta a terra, grande idea, esecuzione non perfetta. E allora dalla parte opposta Sassari con Polonara, finta di Smith, Stefano Gentile palleggia il resto e tiro corto, rimbalzo, Polonara tiene vivo Davis, intuffo La Torre, salva il pallone. Gaines è già dalla parte opposta, vorrebbe aggredire ma si accorge che c'è Jefferson, contro Gentile, palla dentro, palla fuori, tripla di Gaines, meno 2 Cantù, ed Esposito ferma la partita. Un dato negativo nel suo score, vediamo se riesce a portarla in fondo. Di sicuro in mancanza di Iudano, Gaines che comunque è il miglior realizzatore dell'Acqua San Bernardo, debba giocare una partita magari ancora
migliore rispetto al solito, direi che lo sta facendo in modo assolutamente ineccepibile, ma non basta per ora. Torna più 4 Sassari con una bella esecuzione dopo il time out, e adesso Blakes ci riprova. 3 minuti all'intervallo, prende e spara la torre a rimbalzo. Davis sposta Stefano Gentile usando le mani in modo un po' troppo evidente sotto gli occhi di Filippini, che fischia. E qui Stefano Gentile, primo piano, pronto alla rimessa, bravo a mettersi davanti con un giocatore su cui era finito, ovviamente più alto e più grosso di lui. Costretto Davis poi nel tentativo di andare a cacciare il pallone a spendere quel fallo. Smith gioca da guardia sui blocchi, alla fine riceve, taglia Cooley, palla di Smith molto lenta, Dyson Pierre alla fine riesce ad andare dentro dal suo centro, poi Gentile prova a tirare, alla fine l'ultimo tocco è di Blakes o forse di Davis, comunque di un giocatore di Cantù. E allora rimessa dal fondo per Sassari in arrivo, se ne occupa Jamie Smith. Eccolo il pallone per lui, dopo la rimessa attacca l'area Thomas, palla che resta lì a disposizione, non la prende nessuno, l'ultimo tocco è della difesa, 7 secondi adesso per tirare per Sassari. Qui il momento di Thomas, e qui Mitchell tocca la palla, secondo me poi calciata fuori dal ginocchio del giocatore di Esposito, mentre qui Gentile va a attaccare l'area. Davis giura sulla sua verticalità, ma i due liberi arrivano per Gentile. Blakes in realtà è l'autore del fallo, io credo. Vedete Davis in aiuto, Davis sostanzialmente non provoca alcun contatto, ma in precedenza Jerry Blakes effettivamente con tanto uso delle braccia, mentre Gentile sbaglia il terzo libero della sua stagione in Serie A. 12 su 15 adesso il suo dato, 80%, salta fuori anche il secondo, rimbalzo di Cole, impagabile letteralmente, poi con lo stesso praticamente movimento risale, appoggia al vetro, il 44-38. Ora Gentile davanti a Blakes, 2 minuti all'intervallo, attacco per Cantù, Davis per Mitchell, si avvicina Thomas, palla battuta a terra, Davis non se l'aspetta, ultimo tocco di un giocatore del banco, rimessa Cantù, 5 secondi per tirare, torna Quaglia. La rimessa la effettua Gaines, corre Blakes, mancata comunicazione per la difesa di Sassari, poi rimbalzo per Jefferson che viene mandato in lunetta. In campo con 3 falli ormai da un'eternità, sta riuscendo tutto sommato a fare il suo, e come batte Cooley passandogli davanti, poi evidente per togliere 2 punti facili all'avversario, un buon fallo tra l'altro perché Jefferson sbaglia il primo libero, segna il secondo, serve l'intervento di Thomas che era pronto a spazzare il ferro. 44-39, secondo quarto molto equilibrato, 15-13, quegli 8 punti invece dei primi 10 minuti grazie a quei 31 punti di Sassari per adesso fanno ancora la differenza. Thomas dall'angolo, l'errore arriva, 5 su 12 da 3 per Sassari. Gaines in palleggio, meno di 90 secondi, Tony Mitchell si guarda intorno, taglia sul fondo Blakes, Mitchell alla fine decide di attaccare contro Thomas, lo spazza via, canestro facile per il 41-44. Adesso ultimo minuto di gioco, 8 e 3 assist per Mitchell,
Smith finta, resto molto vicino, probabilmente lo stop addirittura a Gaines, e adesso Jefferson è già alla parte opposta e Thomas commette fallo scendendo con il braccio, la segnalazione per una spinta e Jefferson può portare Cantù addirittura a meno uno. Rivediamo, la scende col braccio sinistro e trova forse contatto con la mano. L'arbitro ha veramente un'ottima visuale e soprattutto Thomas non riesce a resistere proprio a quello, a scendere con quel braccio, che poi è il gesto che porta alla chiamata arbitrale. È anche ovvio che se non scende con quel braccio Jefferson gli era andato a giocare addosso per separarsi e probabilmente appoggiarsi al vetro, come spesso fa e come Thomas sa bene. Adesso il libero è a bersaglio, anche il secondo, arriva il 2 su 2 per Jefferson. 44-43 Sassari, che avrà un paio di attacchi in questo finale di secondo quarto. Culei per Polonara, Quaglia lo guarda e allora Polonara si prende la tripla, però non entra. Adesso Cantù addirittura per il sorpasso, dei rarissimi vantaggi della squadra di Pasuti sarebbe. Palla dentro per Jefferson contro Culei, fronteggia, lo vuole attaccare dalla piccola, cerca la virata, Culei fa sentire il corpo, ma Jefferson ritrova l'equilibrio e poi il polpastrello fa il resto. Sorpasso Cantù, 14 di Jefferson con 3 falli da 6-7 minuti. Vediamo l'ultima replica di Sassari con Spisu che trova Culei, taglia Gaines, che in questo caso spende un fallo per impedire canestro facile del centro avversario. Riesce a farlo anche in modo abbastanza, diciamo, non clamoroso. Vedete, va a cercare la palla, intervento molto duro. I due liberi per Culei, che manda a bersaglio il primo, come detto 10 su 13 nel successo di domenica scorsa su Trieste, 2 su 2 e di nuovo sorpasso Sassari, 46-45. E questo è un po' complicato ovviamente i progetti di Esposito, mentre dopo il time out l'assalto di Blake Coco su Eurosport Player, naturalmente il match in diretta, o se preferite tra una ventina di minuti sarà terminato e lo potete tranquillamente seguire on demand. Si riparte invece al Paladesio, allora il terzo periodo si apre con l'uscita di Benford, che giustamente si è sentito dire che ha giocato un primo tempo, diciamo, non trascendentale. Allora tripla che rimette la situazione per quella che è stata in tutto il primo tempo, un paio di possessi di vantaggio per il banco di Sardegna, che adesso ottiene tra l'altro un fischio pesantissimo perché è per un fallo in attacco dell'Acqua San Bernardo. Inquadrature sono arrivate su Jefferson, vediamo se il fallo non è stato di Blakes che è andato a bloccare. Sì, è così, e dunque è solo il secondo per Jerry Blakes. Adesso la palla dentro, Culei proprio contro Jefferson, che come detto ha quei tre falli da gestire. Culei lo sposta ma alla fine non riesce a realizzare col semigancio. Cantù prova a lanciarsi per trovare una soluzione in transizione che non è disponibile, proprio il buon rientro della squadra di Esposito, che adesso attacca in punta con la palla dentro. Ancora alla fine Davis ad appoggiare al vetro, ottimo lavoro proprio di Davis nel taglio in precedenza in lunetta. Palla per Jefferson e alla fine in qualche maniera di ritorno per lo stesso Davis, che da lì parte ed è molto bravo poi a raccogliere il pallone e andare a trovare un canestro con il tiro libero poi del potenziale da gioco da tre punti che non va a bersaglio. 49-47 e nuovo attacco per il banco di Sardegna, che cerca di andare dal suo centro. Benford adesso pick and roll, Blakes vicino, tiro difficile, sbagliato, rimbalzo di Mitchell,
prova a correre Cantù, Mitchell contro Bamford, subito una schiena a canestro, pule in mezzo all'area, ribaltamento di Tony Mitchell di mano sinistra, la tripla di Blakes ben presa, sbagliata, dall'altra parte c'è già Jamie Smith per Dyson Pierre, ancora Bamford, pallone gestito, Blakes alle sue spalle, fuori Jamie Smith, parte contro Gaines, riscarica fuori, ancora Pierre, la difesa di Cantù non concede nulla e alla fine arriva la tripla e poi un bilanciamento non perfetto regala il campo aperto a Tony Mitchell che pareggia a 49. Due minuti di terzo quarto, 4-3 e perfetta parità, 10 con 4 assist per un Mitchell davvero sotto controllo. Bamford in fondo, inseguito alle spalle, tamponato, fallo contro Blakes, canestro valido, 51-49. E Bamford che inizia con 5 punti molto rapidi, terzo quarto, contatto assolutamente presente ed appare molto chiaro anche dall'assenza di proteste da parte dell'altro californiano di Pasciutin. Libero di Bamford a bersaglio, anche questa non proprio una breaking news. 52, 2 su 2 stasera per lui, che alza ulteriormente la percentuale che già era del 90%. Jefferson adesso contro Cooley, ovviamente lo vuole attaccare, resiste Cooley, lo sposta Jefferson e poi semigancio, qualità veramente assoluta per Devon Jefferson, 16 con 5 su 7 da 2. Adesso la palla fuori sul perimetro per Sassari con Bamford, Blakes ringhia, Polonara parte, batte Davis, riscarica nell'angolo, grande tiro per Dyson Pierre che però non lo manda a bersaglio, allora Cantù con una nuova chance, Gaines, arriva Bamford, mette la mano, grande recupero, Gaines lo insegue, Bamford se ne accorge e alla fine vedete finisce sulle protezioni morbide ovviamente dei cartelloni pubblicitari, recupera l'equilibrio e non succede nulla, qui il contatto con Gaines che prova a rimontare e vedete Pierre che di corsa arriva a dare una mano al compagno che in ogni caso si porta a casa altri due liberi. Silenziosi effettivamente i 12 di Bamford, libero che vedete identico ogni volta, 3 su 3, 65 su 72, 91, vediamo il secondo tentativo. Cooley e Polonara pronti a rimbalzo corto, notizia ce l'abbiamo, l'ottavo errore in stagione per Bamford, che avete visto infatti arrabbiatissimo perché lascia lì un punto sul tabellone. Poi la richiesta arriva per una violazione di 8 secondi, ma in realtà è un fischio lontano dalla palla, attenzione perché gli arbitri vanno. Nessuna violazione di 8 secondi, il fallo rimane contro Sassari, rimessa laterale con 14 secondi da giocare. Gaines contro Bamford, un po' di scintille nello smarcamento, Davis, anticipo di Polonara che nega, allora stesso lato, Mitchell l'uscita contro Cooley, tirerà in faccia praticamente per certo, si trattava di capire se da 2 o da 3, Mitchell fa la cosa migliore. Riesce ad andare all'indietro, mettere i piedi fuori dall'arco. Nuovo vantaggio Cantù, 5-4-5-3. E Bamford inseguito ancora una volta da Gaines. Contatto e fallo. Attenzione, terzo anche per Gaines, soprattutto adesso Cantù non potrà più spendere un fallo. Appena concessione di tiri liberi. Qui vedete il lavoro sul blocco di Bamford che adesso esce da quei blocchi, si arresta, attacca il ferro, soluzione morbida, 5-5-5-4 e Bamford effettivamente adesso non sta giocando una partita tanto normale, 15 con vedete anche buone percentuali, attenzione Tony Mitchell appena segnato,
tripla e balletto per Tony Mitchell, 5-7-5-5. Proprio davanti alla panchina di Sassari. Canestro di talento del numero uno di casa, palleggia Jamie Smith. Poi Cooley dentro per Thomas, ben fatta la situazione. Poi arriva il rischio di contatto durissimo con Jefferson che frena all'ultimo momento. Fallo di Gaines ed è un fallo pesantissimo perché è il quarto. Eccolo qui, Thomas riceve, Gaines è vicino. Ha le braccia molto alte, è vero, però va in avanti. Thomas non ha un grande equilibrio. E alla fine c'è la frettata che costringe Pasciudin a togliere il suo miglior realizzatore stagionale nella partita in cui già deve fare a meno di Iudano, e con un Devon Jefferson che gioca con tre falli da sostanzialmente un quarto e mezzo. Blakes in palleggio, in ogni caso l'acqua San Bernardo è avanti 5-7-5-6. Mitchell, ancora Jefferson, Cule a duellare, la palla la prende fuori dall'arco addirittura il 41, ma non è detto che sia uno svantaggio, ha più tempo per prendere la rincorsa. Ecco che parte l'arresto, lo scarico, alla fine la palla arriva a Blakes che si butta contro il muro avversario, rimbalza e alla fine Sassari può correre. Benford, transizione, palla per terra, bene la Torre che gli nega l'ingresso in area, poi la palla parcheggiata per il post passo di Dyson Pierre. Mitchell va a prendersi un altro fallo tecnico per comportamento dimostrativo eccessivo nelle proteste con gli arbitri. Qui rivediamo tentativo di difendere, avambraccio, poi c'è quella mano sinistra appoggiata che non è più avambraccio. Certo, non è un fischio così solare né una situazione così chiara, però è anche un fallo che si può anche prendere e portare a casa. È ovvio che vale due liberi, ma la protesta è troppo plateale e gli arbitri non possono ignorarlo. 5-7-5-6 e adesso così ci sono tre liberi. Benford scuote la testa perché sta per sbagliare il nono tiro libero della sua stagione. Dicevo, libero del tecnico per Benford, adesso due liberi per Pierre che può rimettere davanti i suoi. Dentro il primo di Dyson Pierre. ...86% anche per lui. Quindi liberi ovviamente ne ha tirati meno di Benford, ma 12 su 14 finora. In realtà errore sul secondo tentativo. E allora nuova chance per Cantù, che adesso però è sotto di uno. In punta Jefferson, dentro alla grandissima per Tony Mitchell che si gasa nella situazione negativa. Canestro e fallo, 18 con 8 su 11 dal campo, 5 rimbalzi, 4 assist e una sola palla persa per un Tony Mitchell veramente in serata di gala e chiaramente giocatore in grado e come di vincere una partita come questa. 60-58 il vantaggio per Cantù, 4-50 alla fine del terzo quarto. Un equilibrio totale con Sassari che adesso è in attacco. Cooley riceve da Smith e poi lo riserve, pick and roll, Thomas dentro per Cooley, troppo facile leggere per i difensori di Cantù. Poi Blakes perde il pallone, arriva Cooley e lo recupera, quindi Thomas campo aperto, si affida a Benford, la Torre contro di lui, Benford ancora nel traffico, quasi palla persa, recuperata dei Vecchi sul parquet per la prima volta stasera, nelle mani di Smith, si arresta contro Blakes, tripla a rimbalzo, c'è De Vecchi che tocca il pallone, ma alla fine nelle mani di la Torre che si affida a Blakes, chiama il gioco Pasciutin, più due possesso per Cantù, Jefferson contro Cooley, arresto, semigancio, lungo questa volta per l'ex giocatore dei Capitanes de Arecibo. Adesso Benford può andare in palleggio, sceglie il lato destro, usa Jamie Smith, la Torre
si avvicina per non concedere una tripla comoda al 2, che adesso lo punta, può prendere la rincorsa e alla fine la tripla gliela spara in faccia. Clamoroso canestro dell'ex di serata, uno degli ex di serata, che arriva in doppia cifra, 4 su 8 dal campo per Jamie Smith, 61-60, controsorpasso. Ovviamente situazione di equilibrio che continua, numero di cambi di leadership in questa partita clamorosi. Adesso cercherò di recuperarlo, ma veramente giocando del resto su un punto 2 di vantaggio da moltissimo ormai. Adesso Benford avanti di uno Sassari, e Benford che sa benissimo che gli avversari sono in bonus, sfrutta un altro errore di Blakes che si avvicina troppo e si espone alla partenza. Eccolo qui, manda via tutti e poi mette lì il braccio Blakes, e Benford non aspetta altro, parte e gli si va a sbattere contro, provocandone a quel punto il fischio. Quarto anche di Blakes, quarto da apnea in arrivo per Cantù. Adesso i tre di Jefferson non sono più un problema, il problema sono i quattro di Gaines e i quattro di Blakes, e naturalmente il bonus esaurito con Benford che continua a macinare lunetta. Cinque su sei liberi, oltre alle statistiche che avete appena visto in grafica per Benford, che segna anche il secondo, possesso pieno di vantaggio adesso, 63-60 e 18 per Benford, la sua media stagionale sostanzialmente raggiunta, e mancano 13 minuti. Tassone a passare la metà campo, questa volta il fischio arriva, è contro Jamie Smith, ma Sassari può spendere ancora dei falli senza mandare gli avversari in lunetta, e lo sa bene naturalmente il giocatore dell'Alabama. Adesso Tony Mitchell può mettere la schiena a canestro contro Pierre, qualche centimetro di vantaggio, tassone, ribaltamento, la torre dall'arco, tripla del pareggio a quota 63 per Andrea La Torre, che come avete visto dalla grafica non è esattamente stato un bombardiere quest'anno, ma a parte che è arrivato non da molto, 0 su 1 finora. Seconda tripla tentata e mandata a bersaglio per La Torre, risponde dalla parte opposta però un Achille Polonara che oggi non sta sicuramente brillando tantissimo, ma adesso ha il merito di mettere un canestro davvero importante che annulla anche l'effetto psicologico della tripla di La Torre. 6-6-6-3, Jefferson ancora per l'11, che adesso ha fiducia, palleggio, arresto e tiro primo ferro, bel rimbalzo dinamico di Pierre nelle mani di Smith, che viene fermato da Esposito che lo invita a chiamare il gioco, pollice alto, uscita di De Vecchi che parte, attacca l'area, scarica ancora Polonara che appena segnato e ne mette un'altra, doppia tripla di Polonara, 6 consecutivi e break, anzi mini break per Sassari. Prima 1 su 5 diventa la sua statistica adesso, ma è ovvio che, lo dicevamo prima, Vasciutin ha bisogno di trovare qualcosa anche dagli altri, oltre ai 4 che stanno contribuendo in doppia cifra, 10 per Smith e Cooley, questi sono ovviamente Sassari, 11 volevo dire per Davis, 14 per Gaines, 16 per Jefferson e 19 per un Tony Mitchell che continua nella sua partita super ecumenica, ancora senza palle perse e soprattutto 8 su 12 dal campo. Adesso la rimessa arriva e la palla ce l'ha proprio Tony Mitchell, che può attaccare contro Spissu, alla fine parte e spara una tripla difficilissima, gran rimbalzo offensivo di Davis e poi La Torre parte, violazione di passi, la decisione degli arbitri, sarebbe da rivedere considerando che alle volte effettivamente c'è molta lì qui la finta, e effettivamente poi però la strisciata di piede destro partendo con la mano sinistra e la gamba sinistra forse c'è stata, onestamente replay troppo rapido, comunque sia una palla persa, è la settima di Cantù,
E adesso arriva però la quarta per Sassari con Spissu depredato e Mitchell già dall'altra parte, la torre bene in mano rapidamente a Gaines, appena rientrato, tripla che esce Benford in palleggio, ancora contro la torre. Spissu lavora sul blocco di Magro, riposo adesso per Cooley e Benford. Pierre parte di via di fondo contro Mitchell, va a proteggersi, Davis arriva, aiuta Magro, la prende, la ributta fuori nelle mani di Spissu, sul tocco per Benford che in realtà è rimasto in campo, poi il tentativo alzando la parabola non trova neanche il ferro. E allora violazione di 24 secondi, arrabbiatissimo Vincenzo Esposito. E ce l'ha chiaramente con un suo giocatore. Anche i suoi assistenti provano a calmarlo. 6-9-6-3, Jefferson arresto. La spinta che arriva, vediamo il fischio, dovrebbe essere prima dell'azione di tiro. Vale comunque due liberi. Eccolo qui, Jefferson contro Magro, arriva Benford, terzo di Benford che si accusa del fallo e regala due liberi però a Jefferson. Torna Tassone. Cala il silenzio sul paladese per i liberi di Devon Jefferson che manda al bersaglio il primo. Partito con un 2 su 4, poi 4 su 5 nei successivi tentativi per lui. 5 su 6 diventa la statistica parziale, 7 su 10 quella complessiva, 17 con 4 rimbalzi per Jefferson. Davis intanto con quel rimbalzo offensivo precedente che è il suo quarto, arriva a 9 rimbalzi oltre agli 11 punti. Una partita con molto più spazio del solito ovviamente, già 25 minuti sul parquet. Per chiaramente fattori contingenti, principale è l'assenza ovviamente di Iudano che sblocca tanti minuti a disposizione di chi gioca meno. Bernardo, sarebbe molto pericoloso pensare che ciò stia accadendo perché ci sono una serie di giocatori estremamente pericolosi che possono infiammarsi e adesso poi si tratta di 10 minuti di pallacanestro, quindi veramente tutto può accadere. Però da ricordare i 4 falli di Gaines e quelli di Blakes tra le fila di Cantù. Dall'altra parte invece una serie di giocatori a 3 falli, forse a livello di problemi sta un po' meglio Esposito, che adesso però incassa un canestro di Tony Mitchell, un gran canestro per la verità di Mitchell, che lo porta a quota 21 con 7 su 10 da 2 e 2 su 4 da 3. Dall'altra parte invece c'è il post basso che arriva da parte di Dyson Pierre, è un bel canestro in avvicinamento del canadese. Di nuovo più 4 per Sassari e di nuovo Tony Mitchell, terza tripla, visto che il 50% da 3 non andava bene, allora 3 su 5 e meno 1, 70-71, 9 minuti alla fine del match. Benford ancora, lo scarico arriva, Magro stoppato da Mitchell con un gesto atletico importantissimo. Fischio che arriva, Mitchell rischia veramente tantissimo il secondo tecnico. Bravi gli arbitri tra virgolette con sensibilità, vedete qui le mani sulla testa, poi però si contiene, non fa il gesto in direzione degli arbitri che invece in precedenza aveva fatto. E alla fine sono solo i liberi per Magro che mette il primo e anche il secondo, 73-70, nuovo vantaggio con un possesso pieno per Spissu e compagni che adesso provano a difendere. Spissu insegue Gaines, lo tampona, fallo contro di lui, primo fallo di squadra anche per gli ospiti. 8 minuti in campo stasera per Marco Spissu, ha avuto poche tra virgolette opportunità anche per lasciare il segno e ora riposo naturalmente per Jamie Smith,
questo avvio di quarto periodo, parte intanto verso il centro del campo Gaines e lo sfondamento contro Benford vale la chiusura della sua partita. Quinto di Gaines che si ferma a 14 punti. Qui la partenza, il momento del contatto è già passato, eccolo qui. Benford capisce che vuole andare in mezzo Gaines, mette il petto, spalla contro petto, certo non con una violenza clamorosa, però 7-3-7-0. Benford dalla parte opposta dopo aver fatto la giocata più importante forse della partita con quel fallo in attacco di Gaines, preso da lui, tripla, 21 per Benford. 7-6-7-0 Sassari. Tony Mitchell che adesso diventa ancora di più l'uomo di serata per le speranze di Cantù. E allora Mitchell va a palleggiare a 9 metri dal ferro e poi tripla del meno 3. Attenzione al gran finale al Palladesio, Magro in punta, Benford riceve, trova Polonara che sta segnando da 3 punti e questa volta invece va corto. Mice, campo aperto, si sposta all'ultimo momento quando si accorge che Polonara ha una buona posizione, evita lo sfondamento, prende il fallo e va in lunetta. 27 con 11 su 16 dal campo, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 falli subiti per un 30 rotondo di valutazione in 26 minuti per un Tony Mitchell veramente al suo meglio. E mancano 7:47, che per Mitchell può voler dire anche, adesso esagero, ma 15 punti come niente. E ovviamente Esposito che diciamo è stato in carriera bomber di quel livello e quel tipo di giocatore capace di fare un 15 in 5 minuti, sa perfettamente che adesso è Mitchell il giocatore principale da fermare, perché davvero può portare Cantù in fondo in un arrivo punto a punto, che è quello che Sassari vuole evitare a tutti i costi. Qui però accelerazione, Davis alle spalle con il corpo, probabilmente commette fallo, 2 liberi per Jamie Smith. Giocata importante come la tripla nel terzo quarto per l'ex playmaker di Cantù dell'anno scorso. Ora va corto col primo libero, dentro il secondo. Sette cinque per Sassari, 7.5 alla fine del match. E adesso tutti a guardare dove è Tony Mitchell, che ha già ricevuto il pallone, blocca Jefferson, palleggio, arresto e tiro da 3, corto rimbalzo di Smith che poi vede davanti a tutti Dyson Pierre, lo serve, la torre arriva, a Pierre si protegge e non basta neanche l'arrivo di Davis. Bel canestro del canadese, 7-9-7-5. Blakes con il palleggio, fuori per 5 falli Gaines per Cantù. E adesso Blakes deve forzare allo scalere di 24, clamoroso canestro col fallo di Jamie Smith che giura la sua innocenza. Adesso rivediamo tutto, ma a prescindere da ciò, in ogni caso canestro incredibile segnato da Blakes. Nell'ultima parte secondo me c'era poco contatto, forse ce n'era più, anzi ce n'era sicuramente di più molto prima. Blakes in lunetta però non converte e allora si resta 79-77 con il palleggio di Jamie Smith. L'uscita di Benford che riceve, mette la palla per terra, poi scarica nell'angolo, Polonara, arresto, ancora buona difesa di Cantù. Blakes stavolta battuto, Smith al ferro, Cooley prova a prendere quel rimbalzo che invece finisce in mano a Jefferson. 30° rimbalzo per l'Acqua San Bernardo contro i 27 di Sassari. Mitchell fa andare via questo pallone, Jefferson lo controlla, la torre
lato sinistro dell'attacco, Davis prende e tira con decisione, soluzione cortissima. E ovviamente adesso, quando Tony Mitchell, come sta accadendo da un paio di minuti, resta a secco, diventa un problema per Cantù, specialmente se Jefferson non riesce a trovare ritmo. Qui rischia i passi Benford, li voleva anche Pasutin, lasciano andare gli arbitri, altro rimbalzo per Cantù, ancora sul meno due, ancora Mitchell col pallone, ma di fronte da Jean-Pierre arriva il blocco di Jefferson, mette una mano lì Pierre, e Tony Mitchell, per quel discorso fatto su Benford in precedenza, allo stesso modo, appena la vede la sposta col braccio, facendola vedere ulteriormente agli arbitri. Fischio arriva, quarto fallo di squadra del banco, che dal prossimo vedrà gli avversari andare in lunetta ogni volta. La torre per Blakes, alla fine la palla dentro a Jefferson, arriva Cooley, prova a difendere Jefferson, si allontana, 79 pari questo tiro per Cooley, ovviamente immarcabile, 20 anche per Jefferson. Jamie Smith, 5 e 12, palla splendida di Smith sopra la difesa, mentre Jefferson chiede una violazione di passi, fallo su Cooley che però arriva prima dell'azione di tiro. 14 secondi freschi, questa è la palla di Smith, e il fallo di Davis che è arrivato con un intervento onesto ma falloso. Torna anche Rashawn Thomas. Smith, arresto proprio Thomas, quindi ancora Smith che vuole Cooley, la palla è complicata, la prende alla fine Pierre che va in fondo, numero del 21, 81-79 Sassari, 4-52 il pallone per Blakes sul parquet insieme a Jefferson, Davis, la torre e Tony Mitchell, con Mitchell e Jefferson che sono l'attacco di Cantù. Adesso cerca risorse alternative Blakes, magia per far arrivare una palla incredibile, ancora Jefferson che arriva a 22 a caccia di Tony Mitchell come miglior realizzatore di Cantù, 21 dall'altra parte per Benford che però adesso a prendere ossigeno in panchina, e credo che nel giro di poco lo rivedremo sul parquet. La partenza di Smith è questa volta letale per Blakes, che riesce a resistere, scappa via perché sa di aver commesso il quinto fallo e non vuole prendere un tecnico, e la coperta si accorcia ancora di più per Pasutin. E vedete qui il momento in cui Smith passa oltre l'avversario, che in quel caso non riesce a togliersi completamente, e adesso i due liberi arrivano. Tassone nella torre, Mitchell, Davis e Jefferson, quintetto di Pasutin per il finale, fuori per falli Gaines, Blakes, con l'assenza di Iudano non ci sono ovviamente molte alternative. E allora primo possesso con Tassone che aspetta Mitchell, lato sinistro con Jefferson e dunque palla dentro, Cooley vicinissimo questa volta, Jefferson però inizia a palleggiare, inizia la danza che lo vuole portare alla conclusione, è al centro dell'area, rimbalzone di Davis che poi si mangia un canestro, e allora perché no, un rimbalzo offensivo per Tony Mitchell che arriva a 29 col primo rimbalzo offensivo della sua partita, già decente. Il pallone per Thomas, mano sinistra, viratone, arriva l'aiuto, fallo di Davis, credo sia la decisione degli arbitri, è il quarto di Davis. In tutto questo un dettaglio che nell'ultimo paio di azioni mi era sfuggito, anche Tony Mitchell ha quattro falli ovviamente. Eccolo qui la partenza di Thomas, grande virata, poi l'aiuto di Jefferson, fischio contro il 9. E lunetta per Thomas che sbaglia però il primo libero. 60% in stagione. 20 su 33.
non il miglior tiratore della squadra di Esposito, che in realtà è la seconda migliore dell'intera Serie A con oltre il 77% di squadra. Ovviamente Bamford e Smith aiutano con le loro percentuali. 8-4-8-3, un punto di vantaggio a 3,5 dalla fine, la torre con la palla, Jefferson vince l'anticipato e allora Jefferson va a attaccare, riscarica la torre, finta, dentro di nuovo il pallone, la prende Jefferson, arriva tardi Thomas e alla fine Jefferson adesso predica, 24 Thomas per Bamford che è tornato dentro, la palla per Cooley che si protegge da Jefferson e di mano sinistra rimette davanti il banco di Sardegna. La chiamata di Tassone. E allora Tony Mitchell contro Gentile. Incrocio, Gentile prova a resistere, Mitchell attacca, lo scarico per Tassone che va in mezzo all'area, runner corto, a rimbalzo, lotta Cooley, lotta Jefferson e la prende Bamford che è il più piccolo tra quelli che erano in competizione. Smith corre, scarica, ottima palla di Gentile, tripla di Bamford, assist di Stefano Gentile che aveva tanti, un 4-9 e Cooley a 12 con 5 rimbalzi. Questi dati per quanto riguarda il quintetto di Esposito che è rimasto lo stesso ovviamente che era sul parquet prima del time out di Paschutin. Qui c'è stato il tocco, no, nessun tocco, violazione di metà campo, pressione difensiva vincente questa volta del banco e palla persa numero 2 di Tony Mitchell. E direi time out ancora, secondo me, per cui a pochi minuti dalla fine c'è ancora una partita da decidere, qui il risultato è da decidere ovviamente. Palla però c'era Sassari, Thomas contro Davis, isolato, lo attacca frontalmente, Davis prova a resistere ma con 4 falli non se la sente di fare di più. 18 per Thomas, vedete, anche con ottime cifre, e adesso 9-1-8-5, forse la difesa decisiva per Sassari. Jefferson è stanco e Cooley fa un buon lavoro, rimbalzo di squadra e alla fine la palla ce l'ha Jamie Smith, Tassone su di lui, 1-42 alla fine di una partita, mentre Jamie Smith perde il pallone, rarissima palla persa di Sassari, arrivata a 9 Cantù. Con questa per la squadra di Esposito siamo a quota 4. Adesso la palla ce l'ha Tony Mitchell contro Gentile, deve attaccare, va su un piede in allontanamento, tiro difficilissimo e ovviamente sbagliato, e adesso Bamford passare la metà campo, qui lavora con il cronometro, giustamente il 4, 1-13 alla fine, 8 secondi per tirare, Bamford ancora mano sinistra, scarico, alla fine tira lui alzando la parabola, Cooley lotta, la prende Tassone che può provare a correre, nessuno si accoppia, Tassone ha una mezza idea però non tira, non tira neanche la torre, alla fine arriva Mitchell, a quel punto la difesa di Sassari è schierata con il pubblico che avrebbe voluto probabilmente una tripla di uno dei due italiani arrivati in transizione. Mitchell alla fine la tripla se la prende ma da fermo contro un difensore. 33 di valutazione, partitasso di Bamford che se Sassari completa l'opera è palesemente l'MVP, forse è un candidato anche per l'MVP di giornata. Tanto Smith, pressione forte di Tassone e alla fine il fischio arriva, 2 liberi per Smith che può mettere 3 possessi tra le due squadre a 41 secondi punto 4. Sbaglia Jamie Smith il primo tentativo, dato se vogliamo non straordinario per Sassari, 21 su 29 ai liberi. Una squadra come detto la seconda migliore della Serie A, non è sicuramente eccezionale, mentre Tassone va vicino addirittura al gioco da 4 punti, la sua tripla non entra, sull'uscita Cooley si avvicina troppo e concede 3 liberi all'ex giocatore di Moncalieri e Pavia.
Vedete la palla toccare due volte il ferro, finire fuori. 30% in stagione per Tassone, ovviamente statistica del tutto relativa, visto che parliamo di 10 tentativi, e soprattutto non soltanto per il minutaggio, ma per il tipo di tiri liberi che avrà tirato il classe 90, che vale sicuramente come minimo il doppio, ma probabilmente anche di più. Qui pressione buona di Cantù, che però non riesce a recuperare, e allora Jamie Smith, passata la metà campo, ottiene quel che voleva, il fallo di Jefferson, è il quarto, nonostante i tre molto rapidi nel primo tempo. Poi Jefferson è riuscito a giocare il resto della partita senza avere più problemi, e ha fatto una super partita anche lui, al pari di Tony Mitchell. Però non basta, a quanto pare, meno 6, due possessi pieni, ha bisogno di una tripla a Cantù. Se la prende Tassone, di tabella non va, tocca Cooley nelle mani di Benford, probabilmente non un rimbalzo del 4, che poi va a prendersi un libero buttato per terra da Jefferson. È finale con Spissu che deve andare a battere i liberi, tutti molto preoccupati ovviamente. Guardate Esposito, ma neanche il tempo di godersi la quarta vittoria consecutiva, e l'approdo aritmetico del Banco di Sardegna, che sarà dal 14 al 17 di febbraio a Firenze a giocarsi le sue chance nella Final Eight di Coppa Italia. E adesso Tony Mitchell si alza da lontanissimo, la tripla non va, e allora il finale del Paladesio è 97-88. Sassari stacca il biglietto per le Final Eight, vincendo una partita non